Continuano e si allargano ad altre città le proteste contro il decreto del Presidente del Consiglio che inasprisce le misure per arginare l'impennata di contagi da coronavirus. Dopo le manifestazioni di Napoli, ieri sono andate in scena quelle violente di Torino e Milano, durante le quali si sono visti lanci di molotov, di fumogeni, di grossi petardi, di sassi per poi rovesciare fioriere, cassonetti, roghi. Azioni violente che hanno creato forti tensioni con le forze dell'ordine che hanno lanciato lacrimogeni per disperdere i manifestanti. In alcuni casi sono partite cariche di alleggerimento. Entrambi i cortei non autorizzati hanno marciato alla volta del Palazzo della Regione, contro il quale hanno acceso la loro rabbia. A Milano qualche centinaio di persone si è dato appuntamento in Piazza del Loreto, mentre a Torino i manifestanti si sono radunati a Piazza Castello, nel cuore della città. Da lì sono partiti in marcia fino alla sede della Lombardia a Milano e a quella del Piemonte a Torino. Chi ha visto i partecipanti alla manifestazione sostiene non ci fossero rappresentanti di categorie colpite dai provvedimenti restrittivi del governo. Sembra che nell'organizzazione siano coinvolti ambienti di estrema destra, gruppi di ultras. In totale sono state fermate in questura portate 12 persone. Oggi il Premier Conte riceve alcuni rappresentanti delle categorie colpite dalle chiusure e dalle misure restrittive del DCPM. Mentre in Consiglio dei Ministri arriva il decreto ristori, i nuovi indennizi di cui il Ministro dell'Economia ha tanto parlato negli ultimi giorni. Si tratterà di un nuovo pacchetto di aiuti complessivi 4-5 miliardi di euro destinati alle categorie di gestori piegati dai provvedimenti varati per combattere l'epidemia.